Tecnologici, le nuove piattaforme come strumento per semplificare relazioni tra imprese e pubblica amministrazione, la piattaforma Unipass per la gestione associata di funzioni e servizi nella provincia di Treviso del consorzio BIM Piave di Treviso. Allora, questo è il nostro secondo incontro online del ciclo di approfondimento e divulgazione dal titolo Digitalizzare per semplificare. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi introdurrò brevemente in questo evento online. Do anche il benvenuto alla relatrice di oggi, la dottoressa Chiara Martin, responsabile area organizzativa omogenea di BIB Digital PA, che si compone di due uffici, la struttura Unipass, che gestisce il portale Unipass, e Sportello Unico Commercio del consorzio BIM Piave di Treviso, alla quale a breve passerò la parola. Benissimo. Questo webinar, come dicevo prima, è il secondo evento online del ciclo sulla semplificazione amministrativa in materia di digitalizzazione, che è un percorso che fa parte, un percorso di aggiornamento e divulgazione, che fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che è un progetto affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica a Formez PA. Gli incontri di questo ciclo sono tre. Uno l'abbiamo già avuto la scorsa settimana, il 27 maggio, digitalizzare per semplificare gli strumenti organizzativi, SUAP e reingegnerizzazione dei processi di sburocratizzazione dell'amministrazione secondo le logiche del digitale. Poi abbiamo quello di oggi, appunto, che ne parleremo a breve con la dottoressa Martin, e infine il prossimo appuntamento del 10 giugno, rendere esigibile il diritto alla cittadinanza digitale attraverso l'accesso unico ai servizi pubblici, attivazione dell'interoperabilità e portale regionale Umbria Facile. Per tutto il ciclo, in tutto il progetto supporto all'operatività della riforma, abbiamo svolto insieme dall'aprile del 2017 ben 34 seminari e 28 webinar, e ricordiamo insieme le tematiche che abbiamo trattato. Siamo andati dalla conferenza dei servizi alla SCIA, SUAP e SUE, modulistica unificata e standardizzata, commercio, notifica sanitari, spettacoli e trattenimenti pubblici, imprese, edilizia, ambiente, e la tematica di questo ciclo sulla digitalizzazione. Nell'ambito, per avere tu, chiaro tutti i progetti, tutti gli eventi che abbiamo fatto insieme, basta collegarsi alla pagina Eventi PA al nodo 17455 per avere tutti i link ai diversi seminari e ai diversi webinar. Webinar e seminari molto seguiti, addirittura abbiamo superato, questi sono i dati dell'ottobre 2018, abbiamo attualmente superato i 5.000 partecipanti sia per quanto riguarda i seminari sia per quanto riguarda i webinar. Questi dati li potete tranquillamente trovare e leggere nelle slide che saranno rese disponibili poi nella stessa pagina eventi alla quale vi siete iscritti, per poter vedere anche le regioni che hanno avuto il maggior numero di partecipanti e anche i partecipanti, l'ente di appartenenza dei partecipanti. Sempre nel progetto supporto all'operatività, è nata la comunità reteitaliasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese e dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che sono interessati a queste tematiche, ed è dedicata in particolarmente allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione e nelle migliorie per gli interventi sulla semplificazione. La rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance, Delivery Unit e supporto appunto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare su Accedi con le stesse credenziali di DFP Out, e mentre per partecipare alle aree di lavoro basta cliccare su Partecipa. Questa piattaforma offre degli utili strumenti a tutti coloro che si iscrivono, come linee guida, FAQ, chiedi supporto all'help desk, e poi anche tutto un rimando ai webinar e ai nostri seminari. Andiamo all'incontro di oggi. Questo incontro è rivolto al personale di tutte le amministrazioni e pubblica a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche, proprio perché per sviluppare le conoscenze, diffondere i contenuti e favorire la riflessione sull'impatto che ha il digitale sul processo di semplificazione. Il programma di oggi, c'è appunto la nostra solita accoglienza, nella quale appunto
Parliamo brevemente di questo webinar, poi ci sarà l'intervento della dottoressa Martin, per poi lasciare spazio dalle 11:30 in poi alle vostre domande che potete scrivere nella chat e che riporterò io successivamente alla docente. I temi di questo webinar: la piattaforma tecnologica per la gestione telematica, l'importanza della formazione del personale, la rete di collaborazione con l'amministrazione del territorio, il programma informatica per la gestione delle conferenze di servizi e i risultati positivi in termini di tempo e di risorse economiche. La chat, questo strumento così utile nel quale potete appunto interagire con me e soprattutto scrivere domande per la nostra relatrice. E infine vi ricordo che questo webinar, come tutti i nostri webinar online, tutti i nostri incontri online, sono registrati, dunque troverete le slide e la registrazione alla pagina di Eventi PA nella quale vi siete iscritti al nodo 190800. Ricordo ancora che da questo pomeriggio sarà possibile, oltre a scaricare questi materiali, sarà disponibile anche la pagina Eventi PA per il prossimo incontro del 10 di giugno. E ricordo per finire che l'attestazione di iscrizione avverrà solamente per coloro che risultano iscritti all'evento e che hanno fruito di almeno il 20% del tempo del webinar. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon lavoro, lasciare la parola alla nostra relatrice e buon proseguimento a tutti. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi presento, anzi sono già stata presentata e seguo l'area organizzativa omogenea del Consorzio BIM PA Treviso, BIM Digital PA, che come vi è stato già detto segue queste due progettualità, segue la struttura e la piattaforma Unipass che è stata attivata dal 1 luglio 2015 e ulteriormente, partito da pochi mesi, anche lo sportello unico commercio attivato ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 241, articolo aggiunto dal decreto legislativo 126 del 2016. Inizierei mostrandovi l'home page del nostro portale Unipass PA. Il logo è stato recentemente aggiornato a seguito di un concorso di idee che è stato fatto insieme all'Ordine degli Architetti della nostra provincia e questo è il logo che caratterizzerà d'ora in avanti il portale Unipass e tutte le progettualità seguite dalla nostra area organizzativa omogenea. Il portale viene attivato con i primi comuni aderenti dal 1 luglio 2015. Vi faccio subito notare, prima di proseguire con la trattazione, che è un portale che si caratterizza per la gestione, così fin dalla progettualità sua iniziale, si caratterizza per la gestione degli sportelli SUAP, SUE. La gestione degli ulteriori procedimenti amministrativi di interesse dell'utenza che non appartengono, che non sono riferibili e riconducibili ai precedenti sportelli, e ulteriormente c'è quest'area bandi per la gestione e la possibilità per i comuni aderenti di gestire anche bandi di evidenza pubblica per mettere a disposizione all'utenza per i tempi di pubblicazione, bandi, modulistica e consentire quindi all'utenza di gestirli in modalità telematica. Vi faccio notare, Sportello SUE, fin dall'estate 2016, quindi già l'anno dopo dalla partenza del nostro portale, il SUE, i procedimenti a competenza SUE, avevano già superato di numero i procedimenti inoltrati che riguardavano invece il SUAP, dove, come è noto a tutti, per quanto riguarda il mondo del SUE, troviamo ricondotti tutti i procedimenti di edilizia non produttivi, non riconducibili alla sfera di competenza del SUAP, più tutti i procedimenti degli enti terzi o comunque gli ulteriori procedimenti che costituiscono endoprocedimenti rispetto al procedimento edilizio.
Mentre nel SUAP troviamo, oltre che gli analoghi procedimenti riferibili all'impresa, anche tutti i procedimenti amministrativi riferibili alla nascita, all'apertura di un'attività economica. Già dall'estate 2016, nel momento in cui l'utenza ha potuto usufruire di entrambi gli sportelli, il numero delle pratiche SUE ha superato il numero delle pratiche SUAP. Certamente, ha sicuramente pesato anche il momento economico che stiamo attraversando, però riteniamo che questa informazione sia, che questo dato sia molto interessante. L'utenza, se è disponibile lo sportello, l'utenza lo sportello lo utilizza. Vediamo, vi ho messo in seconda pagina questa immagine per evidenziarvi come, per quanto riguarda l'accessibilità allo sportello SUAP per tutti i comuni che hanno, della nostra provincia, che hanno aderito al progetto, l'accessibilità avviene sempre, può avvenire sempre attraverso il portale nazionale di imprese in un giorno del Ministero Sviluppo Economico. Quindi tutti i nostri comuni aderenti al progetto sono accreditati per una gestione autonoma attraverso il portale Unipass del proprio sportello. E brevemente vi do due o tre dati prima di iniziare la trattazione. Allora, il progetto è nato dalla partnership tra il Consorzio Bimpiave di Treviso, un ente pubblico, e l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, un'associazione molto attiva nella nostra provincia, nata nell'immediato dopoguerra, a cui sono aderenti pressoché tutti i comuni della nostra provincia e da sempre svolge un'attività di supporto per la formazione e comunque di supporto per i comuni. Presupposti che hanno reso possibile la nascita della progettualità Unipass sono stati le reti esistenti di rapporti fiduciari, di fiducia e di collaborazione che già esistevano tra comuni e pubbliche amministrazioni e che diremmo si erano sviluppati, si erano consolidati a partire dagli anni 90. A partire dagli anni 90 avevamo già iniziato in questo rapporto di rete con i comuni, Artefice, l'associazione comuni di cui vi ho detto, erano già state iniziate delle collaborazioni per lavorare, per esempio, alle prime bozze di regolamenti condivisi, per esempio il primo regolamento per la gestione delle manifestazioni che ha visto la messa in rete anche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque la redazione della prima modulistica unica provinciale. Modulistica unica che doveva perseguire gli obiettivi che poi ritengo siano stati completamente valorizzati, abbiamo trovato un'opportuna valorizzazione e contestualizzazione col decreto legislativo 126 del 2016, e cioè l'importanza di dare rendere all'utenza ogni informazione utile per adempiere compiutamente, correttamente e completamente al proprio adempimento amministrativo, di modo che possa, in un'unica soluzione, possa adempiere correttamente e completamente a quanto previsto dalla norma. Quindi una modulistica che doveva anche fornire tutte le informazioni utili, indicazione chiara di quali documentazioni dovevano essere allegate a supporto e l'utilità di questa modulistica veniva vista sia come utilità e supporto per l'impresa, ma anche diventava ed era vista come supporto e aiuto per i funzionari di pubblica amministrazione che in una modulistica condivisa comune avevano una certa immediatezza, diremo così, nel verificarne la completezza di compilazione e la presenza di tutti i dati che il singolo adempimento richiedeva. Nasceva questa modulistica, non l'ho detto, con riferimento ai procedimenti delle attività produttive, quindi delle attività produttive dei comuni, quindi un ambito di competenza molto ampio rispetto a un nostro territorio provinciale che era caratterizzato e continua ad essere caratterizzato da un numero
elevato di piccoli comuni, quindi con strutture amministrative anche molto snelle, molto, a volte molto easy, passatemi il termine, rispetto a pochi, un poco più di una decina sono i comuni sopra i 15.000 abitanti della nostra provincia. Allora, obiettivo generale che ci eravamo prefissati con questo progetto, che nasce come progetto di pubblica amministrazione, che ha visto nella sua realizzazione in prima linea funzionari di pubblica amministrazione che hanno messo in gioco la loro competenza e la loro visione di che cosa doveva, di come il portale, un portale doveva supportare utenza e pubblica amministrazione nei vari adempimenti amministrativi. La visione, l'obiettivo generale era quello di creare un unico strumento telematico che doveva, attraverso il quale digitalizzare ogni adempimento amministrativo della pubblica amministrazione, partendo dal comune per poi estendersi agli enti terzi coinvolti dai procedimenti comunali, perché l'utente potesse, perché tutta l'utenza potesse svolgere attraverso questo portale ogni proprio adempimento. Si guardava già allora nella realizzazione della piattaforma, si guardava non solo all'impresa, non solo ai professionisti, ma si guardava già allora anche ai cittadini, alle associazioni, e quindi una visione di portale che doveva costituire l'unico portale attraverso il quale il comune, l'amministrazione locale e le ulteriori amministrazioni terze poteva informatizzare tutti i propri processi. È attivo dal 1 luglio 2015, è un progetto interamente pubblico. Il Consorzio Bimpiave di Treviso è l'ente capofila ai sensi articolo 30 TUEL. Quindi abbiamo una gestione associata dell'informatizzazione delle procedure amministrative dei comuni e degli enti terzi. I comuni hanno, rispetto a una proposta fatta, hanno autonomamente deciso per la propria adesione e hanno autonomamente deciso per il proprio avvio. I numeri brevemente del nostro portale. Allora, la nostra provincia ha 94 comuni, da gennaio scorso 94 comuni a seguito dell'unione di due comuni. Aderenti, quindi con la convenzione approvata in consiglio comunale, sono 84 comuni della nostra provincia più due comuni fuori provincia. Attivi attualmente sono 72 comuni della provincia di Treviso, un comune fuori provincia. Ulteriormente, tra i comuni aderenti operativi nel portale Unipass, 19 comuni hanno aderito anche allo sportello unico commercio. Una piccola nota ulteriore, 43 sono gli enti terzi operativi con personale accreditato nell'usabilità del portale, che mettono in gioco complessivamente circa 140 servizi. All'interno del portale, ogni pubblica amministrazione, sia i comuni sia gli enti terzi, hanno accreditato all'uso del portale il proprio personale secondo quella che era l'organizzazione e i ruoli interni. Nella nostra visione non bastava accreditare uno, due, tre persone all'usabilità del portale, ma il portale doveva diventare uno strumento di lavoro, passatemi, come può essere una penna, come può essere il computer, che doveva quindi supportare le amministrazioni, tutte le amministrazioni nell'usabilità, nella sua usabilità, consentendo di operare secondo l'organizzazione, secondo la propria organizzazione interna. Certamente non sarà il dirigente a caricare il provvedimento per trasmetterlo attraverso il portale allo sportello, l'istruttore svolgerà l'istruttoria, la trasmetterà alla dirigente che firmerà il provvedimento, il decreto, e sarà un altro probabilmente, quantomeno nelle amministrazioni più grandi, sarà un altro soggetto che è incaricato per curarne protocollazione e spedizione attraverso il portale del procedimento. Attualmente abbiamo circa oltre 10.000 utenti esterni, quindi imprese, professionisti, cittadini accreditati per l'utilizzo del portale, complessivamente circa 1.300
colleghi di pubblica amministrazione tra comuni ed enti terzi accreditati e in rete, i procedimenti amministrativi mappati per ciascun ambito territoriale corrispondente al comune, quindi più o meno per ciascun comune, mettendo in gioco procedimenti di competenza del comune e procedimenti di enti terzi, sono circa 2850. E nota che ritengo interessante che questi procedimenti hanno subito una riduzione significativa per effetto delle semplificazioni delle norme di semplificazione e la modulistica unificata, quindi a seguito dei provvedimenti del 2016-2017. I nostri dati attestano una riduzione della modulistica e quindi dei procedimenti variamente settati di circa quasi il 25%. Finalità del progetto. Nella nostra visione di funzionari di pubblica amministrazione, il progetto doveva supportare i comuni nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, di tutti i procedimenti amministrativi che può gestire un comune, a partire dall'attuazione di quelli che erano gli sportelli obbligatori, quindi SUAP e SUE. Intenzione quindi era anche di dare un impulso alla nostra provincia per l'attuazione degli sportelli SUE, che nella realtà delle cose, prima del 2015, erano stati attivati solo in alcuni comuni e solamente nei comuni più grandi, ecco, della nostra provincia. Prima del 2015, di fatto, lo sportello di competenza SUE per lo più quindi non era stato ancora attivato. Finalità: assicurare agli utenti e ai colleghi della pubblica amministrazione una puntuale mappatura di tutti i procedimenti amministrativi, una puntuale mappatura informatica, nel senso che ogni procedimento doveva restituire in modo compiuto, completo, le informazioni di cosa serve fare quindi anche mappando la modulistica. Ogni informazione relativa a ulteriore documentazione o informazioni necessarie, anche esplicitando se obbligatorio o non obbligatoria a seconda dei casi nel procedimento, doveva ulteriormente essere mappato nella nostra visione anche tutto l'iter, informaticamente doveva essere mappato anche tutto l'iter amministrativo per consentire il flusso poi documentale tra sportello, ente competente, servizi coinvolti nella interazione tra le amministrazioni per lo svolgimento dell'attività istruttoria. E ulteriormente ogni procedimento amministrativo doveva essere mappato anche riproducendo fedelmente quella che era l'orologio, quello che noi chiamiamo l'orologio pratica, cioè la gestione dello specifico flusso del procedimento. Abbiamo procedimenti di 120 giorni, penso all'AUA per le emissioni in atmosfera, dove lo scadere di quel termine di 120 giorni concretizza un silenzio inadempimento rispetto a procedimenti che di termini ne hanno 90, rispetto a procedimenti per i quali lo scadere dei termini genera il consolidarsi di un silenzio assenso e così via. Quindi ogni procedimento amministrativo doveva restituire in modo fedele, in modo puntuale, ogni informazione utile all'utenza, ma anche alle pubbliche amministrazioni, informazioni sull'adempimento in sé, su cosa bisognava fare per adempiere correttamente e compiutamente a quell'adempimento, di quello che poteva essere il possibile iter amministrativo, di quelle che dovevano essere le tempistiche che dovevano essere rispettate per la richiesta di integrazioni documentali, per la definizione del procedimento e cosa sarebbe successo allo scadere del termine di definizione del procedimento secondo le regole amministrative specifiche. L'obiettivo era di azzerare i tempi morti, tutti quei tempi che costituivano una perdita di tempo e che spesso erano essi stessi causa o comunque erano determinanti nel compromettere la possibilità delle pubbliche amministrazioni di
rispettare le tempistiche. Quindi azzerare i tempi morti per ridurre al massimo le tempistiche del procedimento e così ridurre i costi per l'utenza. Ulteriormente, attraverso questo progetto, l'intenzione era di rafforzare quanto più possibile una rete pubblica tra pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti attraverso la realizzazione di una scrivania, chiamiamola back-end, che doveva essere costantemente aggiornata e che doveva consentire alle amministrazioni che stavano lavorando, che erano variamente coinvolte in un medesimo procedimento, di poterne condividere le informazioni, di poter dialogare anche nella fase istruttoria al fine di meglio operare e poter sempre raggiungere questi obiettivi di ottimizzazione delle proprie attività negli interessi dell'utenza. Quindi nella nostra visione e nelle attività conseguentemente svolte, ogni procedimento amministrativo è stato mappato per seguire le specifiche le regole dettate dalla legge 241 e successive modifiche, quindi per la gestione delle diverse comunicazioni, piuttosto che SCIA, piuttosto che istanze, piuttosto che gestione delle conferenze di servizi, nel rispetto delle rispettive norme di settore, restituendo sempre all'utenza informazioni che volevamo fossero aggiornate, trasparenti, per consentire anche all'utenza di essere pienamente consapevole rispetto al procedimento inoltrato, a che punto si trovasse il proprio procedimento. Quindi abbiamo la gestione dei procedimenti a competenza SUAP che seguono le regole amministrative del DPR 160, abbiamo i procedimenti a competenza SUE che mantengono le specifiche normative di settore come tempistiche, pensiamo all'articolo 20 del DPR 380 che per la gestione dei procedimenti di permesso di costruire ha competenza SUE, che sono termini molto differenti rispetto a quelli che condiziona, vincola la definizione dell'analogo permesso di costruire, laddove questo interessi invece un intervento di un'impresa e che sia stato inoltrato attraverso lo sportello SUAP. In altri servizi, i procedimenti amministrativi sono raccolti tutti i procedimenti amministrativi non riconducibili ai precedenti sportelli. Interessante che in altri servizi abbiamo ulteriormente anche mappato su richiesta delle amministrazioni anche dei procedimenti amministrativi che appartengono al dialogo tra pubbliche amministrazioni rispetto ad iter amministrativi propri delle PA, per esempio la possibilità del comune che si trova in zona, in prossimità, che sia un comune sismico in zona sismica 2 oppure che si trovi in prossimità di un comune di zona sismica per cui sia ricompreso in una mappatura sia assoggettato alla microzonizzazione sismica, la possibilità per esempio del comune laddove debba adempiere a una intenda adempiere una variante urbanistica, una variante del proprio PI, di poter inoltrare attraverso il portale l'istanza di parere che deve essere inoltrata al Genio Civile, parere adempimento che è obbligatorio per questo caso. Analogamente, altri sono diversi, ecco, gli enti che hanno chiesto di poter mappare procedimenti che riguardavano, che interessavano lo svolgimento di iter amministrativi che nel dialogo però tra pubbliche amministrazioni. Ecco, peculiarità del portale. Del portale. Allora, abbiamo il pieno possesso del codice. E questo ci consente, è una cosa importante perché ci consente la massima autonomia e la immediatezza per ogni aggiornamento e ogni implementazione che si rendesse necessaria. Abbiamo la tracciabilità, delle richieste ricevute e del loro esito, quindi anche al fine quindi di assicurare la non ripudiabilità delle comunicazioni. Ogni procedimento, modulistica e regole dell'ente competente, allora per ogni procedimento, modulistica e regole, l'ente competente
nel rispetto dei vincoli dettati e della modulistica unica approvata e delle norme di semplificazione amministrativa, quindi per esempio il generale divieto di chiedere documentazione che è detenuta da altre pubbliche amministrazioni o che può essere rinvenuta presso altri uffici di pubblica amministrazione, ogni amministrazione ha potuto, per esempio, chiedere personalizzazioni nei settaggi dei procedimenti se derivanti da regolamenti propri. Nella prossima release andremo poi ulteriormente ad implementare quella che è la compilazione guidata per gli adempimenti, dando attuazione agli XSD nazionali approvati. Ogni procedimento è mappato anche con riferimento alla descrizione di quelle che sono, mettendo a disposizione anche quelle che sono le norme, gli atti regolamentari e anche ogni informazione utile, quindi anche per esempio delle risoluzioni ministeriali o quant'altro ritenuto utile all'utenza rispetto al procedimento da assolvere. Ulteriormente viene garantito un costante servizio di assistenza telefonica e via mail all'utenza. Funzionalità. Allora, sia gli utenti esterni, gli utenti, quindi il cittadino, l'impresa, il professionista, quanto le pubbliche amministrazioni accedono con proprie credenziali alla propria scrivania per la gestione dei procedimenti di interesse. La scrivania dell'utente è una scrivania autonoma e distinta rispetto alla scrivania delle pubbliche amministrazioni, è una sorta di archivio, è una scrivania dove l'utente può dialogare con la pubblica amministrazione, quindi generare tutta la propria corrispondenza verso la pubblica amministrazione sia per la generazione delle proprie pratiche da inoltrare alla pubblica amministrazione, sia anche per dare corso poi a successive comunicazioni, integrazioni e quant'altro, e dispone di un'area cronologia che gli consente di archiviare in modo ordinato, di tenere in modo ordinato lo storico di tutti i procedimenti amministrativi gestiti attraverso il portale. Sostanzialmente per l'utente nell'area cronologia sono registrate, oltre che i file trasmessi con la propria istanza e le ricevute di avvenuto corretta consegna e deposito della propria istanza, anche la corrispondenza ricevuta con riferimento a quello specifico procedimento e ulteriormente ogni corrispondenza da lui inoltrata o su sua iniziativa o in occasione di richiesta di conformazione o di integrazione documentale ricevuta, conservando altresì per ogni sua corrispondenza, anche in modo ordinato e progressivo, anche tutte le relative ricevute di accettazione di consegna. Quindi un'area di archivio ordinato pratica per pratica. Analogamente, anche la pubblica amministrazione accede a una propria scrivania, come vi dicevo prima, però è una scrivania dove le pubbliche amministrazioni che stanno lavorando nella stessa pratica ne stanno condividendo le informazioni, con la possibilità di dialogare tra loro per meglio perseguire l'interesse pubblico di cui sono fatte carico. Il portale e la scrivania restituisce per ogni pratica un controllo sullo stato di fatto, quindi informazioni aggiornate su quanti giorni trascorsi rispetto all'inoltro della pratica, sullo stato della pratica, sia in corso piuttosto che interrotta, piuttosto che sospesa a seconda della natura del procedimento oppure conclusa. Per tutti gli eventi che richiedono un'azione volontaria da parte del richiedente, da parte dell'utente oppure da parte della pubblica amministrazione, a meno 5 giorni dalla scadenza del termine, viene generato un alert che per gli utenti, per i privati, è per esempio il promemoria che si sta per avvicinare il termine per adempiere a una integrazione documentale o eventualmente per richiedere una proroga, oppure che si sta avvicinando il termine per la
chiusura, conclusione del procedimento. Analogamente anche per le pubbliche amministrazioni. Un'area dove vengono generati gli alert per ricordare dei termini, per esempio per formalizzare la richiesta di integrazione documentale o di conformazione, l'avvicinarsi della scadenza del termine per il professionista per integrare della documentazione formalmente richiesta attraverso il portale e l'approssimarsi dello scadere del termine, per esempio, per adottare il provvedimento o comunque per assumere determinazione a chiusura del procedimento. Immediatezza del dialogo telematico. Allora, ogni pratica mappata in modo puntuale in base all'adempimento da assolvere, può essere spedita quando formalmente completa, nel momento in cui viene consegnata allo sportello e a seguire, viene consegnata con immediatezza all'ente competente e a ogni eventuale ente servizio coinvolto se la natura del procedimento individua in modo senza alcuna eccezione un ente sempre coinvolto. Porto un esempio molto, molto semplice per chiarezza. Nei procedimenti sempre di AVA per le emissioni in atmosfera, nel caso di nuova istanza oppure in caso di modifica sostanziale oppure in caso di trasferimento di sede, la richiesta di istanza di autorizzazione unica ambientale per quelle emissioni richiede da parte dell'ente dell'autorità delegata alla provincia, richiede la necessità di questa di acquisire il parere da parte dell'ufficio edilizia, ufficio urbanistica, scusate, e ufficio ambiente, l'acquisizione dei pareri di competenza. Sono obbligatori, la richiesta di questi pareri sono obbligatori, per queste casistiche di procedimento. Li abbiamo mappati. Abbiamo mappato il coinvolgimento della comune, quindi di questi servizi, per questi procedimenti e questo fa sì che la pratica formalmente completa venga consegnata allo sportello competente, venga immediatamente consegnata all'ente competente per materia al procedimento, ma anche agli uffici, che dovranno senza la necessità di ulteriori formalizzazioni di richieste, dovranno restituire all'autorità delegata il parere che la norma prevede in materia appunto urbanistica ed ambientale. Le pubbliche amministrazioni quindi condividono le pratiche in cui sono coinvolte. Ovviamente il portale poi lascia la possibilità tanto allo sportello quanto all'ente competente di coinvolgere altre amministrazioni laddove appunto il procedimento lo richieda e comunque valutandone quando farlo nei termini del procedimento. Vengono assicurate ad ogni ente, quindi con questa modalità vengono assicurate ad ogni ente i tempi per lo svolgimento dei propri controlli, della propria attività istruttoria oppure per rilasciare pareri endoprocedimentali. E ogni comunicazione invece destinata, rivolta verso l'utente, segue le regole dello sportello, significa quindi che vengono inoltrate allo sportello che le raccoglie, le coordina e quindi quale unico polo di uscita provvede poi all'inoltro all'interessato. Nella nostra realtà, ecco perché questa scelta, nella nostra realtà provinciale dove prima dicevo sono poco più di 10 i comuni che superano i 15.000 abitanti, mentre per lo più sono numerosi i comuni piccoli, spesso con strutture amministrative molto snelle e quindi molto piccole, talvolta si erano verificate anche delle situazioni di difficoltà per cui la richiesta di parere a un'amministrazione piuttosto di un'altra, non per la cattiva volontà delle persone, ma proprio perché si occupavano di sportello, di commercio, di anagrafe, di tributi, quindi soprattutto nei comuni piccoli la persona che segue più uffici, più competenze e si erano verificate, ahimè, dei casi in cui, per esempio, un'amministrazione era stata coinvolta
non con immediatezza, l'ente coinvolto non con immediatezza aveva avuto grossa difficoltà a rispettare le tempistiche procedimentali o non vi era riuscito, di fatto era stato, aveva questa operatività, la precedente operatività aveva pesato sull'impresa, sull'utente richiedente che invece aveva una legittima aspettativa di avere, di interloquire con un'amministrazione che riuscisse ad essere efficiente. Quindi ulteriormente nella nostra progettualità, consapevoli di operare anche appunto con amministrazioni, con tante amministrazioni molto piccole, abbiamo lavorato fin da subito per spingere e rendere possibile quanto più possibile l'interoperabilità tra i diversi sistemi informativi. Quindi abbiamo sicuramente realizzato il portale nelle condizioni con le regole tecniche perché potesse dialogare con qualsiasi strumento informatico e potesse essere possibile un facile interscambio automatico di informazioni, dati e documenti informatici. Già attualmente sono operative, anzi, fin dall'avvio del portale, quindi dal luglio 2015, abbiamo alcune gestionali in uso nei comuni che già dialogano in cooperazione applicativa con Unipass, a partire dai gestionali regionali, ma non solo i gestionali regionali. Noi, ecco, nel nostro territorio sono numerosi comuni che operano con i gestionali forniti dalla regione, quando abbiamo e gli stessi gestionali, in particolare di edilizia della regione, sono stati per noi un banco di prova su cui abbiamo voluto lavorare per l'attivazione in cooperazione applicativa, già in cooperazione applicativa attiva, il portale Unipass a luglio 2015. Abbiamo lavorato nella cooperazione applicativa con i gestionali di edilizia. Non ci bastava, eravamo consapevoli nella nostra esperienza di funzionari di pubblica amministrazione che non poteva essere sufficiente, o comunque la nostra visione era questa, la cooperazione applicativa per l'importazione automatica semplificata dei soli dati riferibili all'anagrafica e localizzazione, ma puntando ai procedimenti edilizi, poiché volevamo supportare i comuni per l'attivazione degli sportelli anche SUE, abbiamo con riferimento proprio ai gestionali edilizia, ha lavorato per la cooperazione applicativa. Significava quindi una cooperazione applicativa che doveva poter bersi, passatemi il termine, l'oggetto descritto dall'utente, doveva poter importare con automatismo, in modo quindi semplificato, la mappatura di tutte le figure professionali che possono essere caricate in una compilazione di pratiche edilizie, pensiamo a una pratica di sismica. Doveva potermi gestire, per esempio, le informazioni legate a un inizio e una fine lavori e così via. Quindi chiaramente cooperazione applicativa, ma questa è un po' una problematica e comunque una condizione di sempre, per dialogare sia in due, bisogna essere in due a voler essere disponibili al dialogo, all'interscambio automatico. L'abbiamo realizzato in tutti i casi in cui abbiamo trovato dei soggetti, degli interlocutori che hanno avuto la disponibilità di mettersi in gioco rispetto e la possibilità di mettersi in gioco rispetto a questo obiettivo. Primo fra tutti la nostra regione, cosa di cui saremo sempre molto molto grati. Ulteriormente abbiamo garantito, attivato la cooperazione e quindi le ha garantito la circolarità informativa automatica con il registro imprese per anche alimentare il fascicolo elettronico di impresa e da ultimo con l'attivazione sportello unico commercio partito a metà marzo scorso, quindi partito 2 mesi fa, abbiamo attivato per la nostra area organizzativa omogenea
il nostro protocollo e per tutte le pratiche trasmesse attraverso il portale telematico abbiamo attivato un canale API, quindi una cooperazione applicativa spinta su cui anche sta spingendo, ecco, passatemi il termine, la Agit. Siamo molto, molto, molto contenti di questa scelta, abbiamo, e per le opportunità e le semplificazioni che ci sta offrendo, che ci sta rendendo possibili. Tutti questi elementi ci hanno consentito una uniformità diffusa con tutti i comuni operativi, quindi una condivisione di tutta la modulistica, non solo la modulistica nazionale o ulteriormente la modulistica regionale per le materie non ancora affrontate dalla conferenza Stato-Regione, ma gli ulteriori procedimenti per i quali non è stata ancora spesa specifica, non è stata approvata ancora specifica modulistica. Quindi abbiamo condiviso tutta la modulistica d'uso del portale, abbiamo condiviso lo sviluppo procedimentale operativo, abbiamo proceduto all'allineamento delle regole amministrative di semplificazione vigenti e il consorzio in questo modo si è collocato come centro stella tra i comuni e gli enti terzi per le attività digitali pubbliche, con un ruolo, diremo così, di facilitatore. Ecco. Umilmente, con tanta buona volontà, come nel limite, insomma, di quello che riusciamo, che è nelle nostre possibilità fare, il ruolo, ecco, che ci piace fare, che ci piacerebbe fare, è quello di essere facilitatori di relazioni, di flussi, di processi, a volte anche di risoluzioni, se necessario, se può essere utile rispetto a complessità. Gli enti terzi, avevamo già uno zoccolo duro, diremmo così, dettato dal fatto che, come dicevo prima all'inizio, una rete tra pubbliche amministrazioni, soprattutto pubbliche amministrazioni che ruotavano intorno ai procedimenti, attinenti alle attività produttive, agli uffici commercio, era, già nata, si era già consolidata, si era già creato un capitale sociale, come si usa dire, di fiducia e di relazione, di fattiva collaborazione in questo ambito provinciale. Attraverso il portale si è consolidata questa rete pubblica e si è progressivamente ampliata a molte ulteriori amministrazioni, identi gestori di pubblici servizi. Nel rispetto delle norme di semplificazione, ogni ente, anche l'ente terzo, ha potuto chiedere nell'usabilità del portale le proprie specificità operative, ha potuto rappresentare le proprie necessità di miglioramenti, di fruibilità o di ottimizzazione dei contenuti, ha voluto assicurarsi che per esempio tutti i propri procedimenti trovassero una trasposizione assolutamente fedele e aderente rispetto alla propria modulistica, ai propri contenuti, ai propri atti regolamentari. La quotidiana attività del portale quindi è occasione di confronto e di recepimento delle norme di semplificazione amministrativa che interessano i diversi procedimenti. Capita spesso che rispetto a un procedimento, un provvedimento, un ente piuttosto che un comune chiami per il confronto, per attivare un circuito di confronto per l'approfondimento, per il chiarimento, per la verifica. L'esperienza della conferenza di servizi. Ecco, con riferimento alla conferenza di servizi, quando proprio la rete già operativa ha fatto sì che appena entrata in vigore
riforma, l'ultima riforma sulla conferenza di servizi, già i comuni che avevano le prime pratiche per le quali in itinere già arrivate, per le quali ricorreva alla luce del decreto legislativo 127, ricorreva l'obbligo di indizione alla conferenza, si sono attivati chiamando cosa facciamo, come facciamo. Quindi ci siamo attivati da subito, sia per per formare rispetto al materiale che già aveva redatto e messo in linea la funzione pubblica, per redigere anche noi un ulteriore materiale di informazione che dava delle indicazioni, per esempio, con riferimento ai vari enti terzi che potevano essere coinvolti. Se devo coinvolgere in conferenza i servizi ARPAV per questo procedimento, devo coinvolgere la direzione o quest'altro servizio, eccetera. Quindi delle informazioni anche pratiche nel guidare, nel cercare di assistere i nostri comuni fruitori, i nostri enti fruitori del portale. Ci siamo attivati da subito per implementare il portale. Ci siamo resi conto che bisognava implementare il portale e consentire la gestione, l'intera gestione dell'informatica, della conferenza di servizi attraverso il portale. Diversamente sarebbe risultato troppo difficile, ecco, per i comuni, e poteva esso stesso diventare un elemento che demotivava all'applicazione della riforma. Quindi abbiamo proceduto all'analisi e alla realizzazione delle implementazioni necessarie per consentire la gestione attraverso il portale di tutte le varie tipologie di conferenze, la gestione di tutti gli eventi, i singoli eventi che si possono verificare svolgimento di una conferenza di servizi, la possibilità, per esempio, di indire conferenza condividendo la documentazione tra tutti, la necessità di gestire l'inoltro del singolo documento o della singola con solo un'amministrazione, alcune amministrazioni e così via. Abbiamo mappato quindi tutti gli eventi che potevano essere necessari nello svolgimento della conferenza e i servizi. Abbiamo anche formato la relativa modulistica a supporto e quindi per facilitare l'attività dei colleghi. E anche qui, della gestione della conferenza di servizi, gli eventi per i quali sono fissati dei termini perentori sono stati integrati con degli alert, quindi degli alert a meno 5 giorni da ogni scadenza che ricordano l'avvicinarsi di questo termine perentorio. Il termine perentorio per formalizzare l'eventuale richiesta di integrazione o richiesta di trasformare da indirizzare al responsabile del procedimento, all'ente che ha indetto la conferenza, l'eventuale richiesta di trasformare la conferenza convocata in modalità asincrona in modalità in forma sincrona, i termini per il professionista, per la ditta che ha ricevuto una richiesta di integrazione documentale per provvedere alle integrazioni stesse, l'alert a ricordo delle amministrazioni dei termini assegnati per la formulazione del parere e quant'altro. Ecco, qui ho raccolto alcuni dati riferiti alle conferenze di servizi finora svolte. I dati sono aggiornati al 31 di maggio. Vedete, finora sono state indette 166 conferenze, di queste 31 sono ancora in corso, alcune sono in fase di conclusione, ma sono ancora in corso, quindi 135 sono concluse. 127 sono state convocate in modalità asincrona e 39 in modalità sincrona. Sicuramente questa riforma ha garantito, ha, sicuramente, ha dato un forte impulso perché venisse sempre garantita la conclusione delle conferenze di servizi. Sicuramente, ecco, il tema delle conferenze di servizi, come altri, a mio modo di vedere, evidenzia anche la necessità, soprattutto laddove poi le riforme sono attuate da piccoli comuni, che soffrono anche in questo momento, per esempio, i pensionamenti quota 100 rispetto a strutture amministrative molto, molto, già molto piccole, evidenzia
una necessità di anche supportare in modo diverso i comuni, le amministrazioni precedenti nell'indizione della conferenza, perché faticano, ecco, se il comune è tanto piccolo e ha poche risorse, fatica a dare una piena, totale attuazione della riforma. Per cui molto interessante, a mio modo di vedere, per esempio, le esperienze attivate in altre regioni di attivazione dei centri di competenza. Riduzione degli oneri burocratici, sicuramente aver assicurato velocità, immediatezza nella condivisione dei contenuti tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento, uniformità nelle procedure ha consentito e comunque una attenta mappatura dei procedimenti per quanto deve assolvere l'utente, il privato, verso la pubblica amministrazione ha consentito da un lato di offrire la possibilità all'utente di assolvere compiutamente al proprio adempimento amministrativo, evitando gli aggravi successivi delle richieste di conformazioni di integrazione documentale. Certamente questo è possibile nelle comunicazioni, nelle SCIA, nelle istanze più semplici. È del tutto evidente che nel caso di un'istanza di permesso di costruire piuttosto che di un'AWA, lo stesso istante subordina alcune integrazioni documentali anche per i costi conseguenti alla loro redazione, alla avvenuta comunicazione che ha conseguito un esito favorevole l'istanza presentata. Però in quei procedimenti più semplici dove l'utente o nelle comunicazioni nella SCIA dove l'utente ci trasmette, può trasmetterci la pratica completa, fornirgli tutte le informazioni che gli sono necessarie per adempiervi, vediamo che consente all'utente davvero di presentare la sua pratica completa. Vediamo, ed era una cosa a cui tenevamo molto, ed è una cosa che ci ha fatto davvero molto, molto piacere, vedere che gli adempimenti più semplici, quelli che non richiedono l'obbligo, per esempio, di documentazione redatta da tecnici iscritti ad albi o d'ordini professionali, gli adempimenti più semplici, vediamo che l'utente, se vuole, li adempie da soli. È una cosa che a noi piace, faceva piacere. In questo modo significa lasciare all'autodeterminazione dell'utente se vuole farseli da solo, se vuole adempiere da solo personalmente al proprio adempimento, oppure se se ne vuole sgravare avvalendosi di un proprio consulente. Però viene lasciato a una sua determinazione. Ridotti gli spostamenti dell'utenza verso gli sportelli fisici, questo l'abbiamo constatato anche recentemente a seguito proprio dell'attivazione dello sportello unico commercio, per il quale in questa fase abbiamo garantito un giorno a settimana abbiamo garantito la presenza dello sportello fisico inizialmente, anche con nostra sorpresa, abbiamo riscontrato che effettivamente l'utente si rivolge allo sportello fisico se ha una complessità da gestire diversamente, gestisce via mail, via telefono, l'eventuale approfondimento, chiarimento e preferisce non spostarsi fisicamente. Vediamo anche che nel momento in cui l'utenza ha la propria scrivania e la propria area cronologia dove sono conservati in modo ordinato tutte le proprie pratiche, la corrispondenza di cui sono state oggetto, abbiamo riscontrato anche una riduzione delle richieste di accesso ai propri atti. Con riferimento, ecco, all'economia, al lato pubblica amministrazione, vi porto quest'unico dato, ecco, che il sindaco di Valdobbiadene mi ha autorizzato a spendere per questo webinar. Credo che il comune di Valdobbiadene sia un comune
noto a livello nazionale, perché poi è patria del Prosecco, patria delle Cartizie, ha un'economia, un piccolo comune, non piccolissimo, comunque con una capacità di iniziativa imprenditoriale sicuramente molto, molto viva. La riduzione, ecco, il dato rinvenibile dal bilancio dell'ente, di cui il sindaco mi ha reso partecipe, è la riduzione della spesa corrente per la percentuale del 4,53%, frutto della informatizzazione dei procedimenti, e conseguentemente frutto della possibilità della riorganizzazione degli uffici dell'ente a cui ha potuto procedere l'amministrazione proprio in funzione della propria informatizzazione. Un punto sulla formazione e informazione. Allora, sicuramente nella nostra provincia è sempre stata attiva l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, di cui mi avete più volte sentito fare riferimento, che è molto attiva nelle attività di docenza e quindi nell'organizzazione di seminari e momenti formativi rivolti ai comuni, a supporto dei comuni, ma anche, per esempio, più recentemente a supporto per i procedimenti di natura tecnica. Momenti formativi che mettono insieme, per esempio, i comuni e gli ordini professionali, che poi, rispetto ai procedimenti che vanno a curare e a trasmettere, si devono interfacciare. Ecco, queste due entità che poi si devono interfacciare nello svolgimento da parte dei comuni e degli enti terzi della propria attività istruttoria. Oltre a questo, la gestione telematica dei procedimenti, ma questo ritengo sia una questione trasversale e comune a qualsiasi strumento informatico che in questo momento subisce, è soggetto a uno sviluppo tecnologico rapidissimo. Necessario, assolutamente indispensabile, è una formazione continua, una formazione informazione continua per garantire la fruibilità. È una fruibilità semplice dei portali, legata quindi alla informazione sullo sviluppo tecnologico, ma anche sul progressivo ampliamento dei contenuti che possono essere gestiti attraverso il portale. Vediamo poi che questa funzione di informazione sicuramente può perseguire, può sostenere attività inclusive per l'utilizzo degli strumenti informatici da parte più diffusa da parte dei cittadini. Spesso ci chiamano i cittadini per dire: ma posso gestire questo adempimento nel portale? Ma noi stessi, quando rientriamo a casa e torniamo ad essere cittadini e dobbiamo svolgere un qualunque adempimento amministrativo, verifichiamo se lo possiamo svolgere in modalità telematica da casa, magari stanchi dopo una giornata di lavoro, ma da casa, senza condizionare i nostri tempi di vita, i nostri tempi di lavoro. Importante quindi, per rendere possibile ai cittadini, a una fascia quanto più ampia possibile di cittadini, l'utilizzo degli strumenti rispetto alla volontà di informatizzare gli enti e tutti i propri processi, di garantire con una certa frequenza occasioni di formazione continua. Ulteriormente, a mio modo di vedere, è importante anche, al di là delle attività di docenza, diremo così, in senso più tradizionale, è importante anche le occasioni di formazione e informazione invece rivolte alle pubbliche amministrazioni, intese come momenti di condivisione tra le pubbliche amministrazioni, perché è importantissimo, a mio modo di vedere, mantenere viva l'attenzione sulle riforme di semplificazione amministrativa e sugli obiettivi a cui protendere. Certamente, quando entra in vigore una norma, l'energia e la forza e la volontà di darvi adempimento è notevole, è il momento in cui l'energia investita è maggiore. E poi però bisogna stare sul pezzo, vanno sostenute i piccoli enti, le piccole amministrazioni, gli enti che operano in situazioni di risorse umane molto, molto limitate, che quindi faticano nella quotidianità, e quindi il mantenere viva l'attenzione sulle riforme diventa poi anche l'occasione per offrire attività di supporto e di motivazione
nella significato positivo, ecco, del termine. Ecco, ulteriormente, questa progettualità, stiamo lavorando, abbiamo ancora molti fronti aperti su cui stiamo lavorando. Per esempio, stiamo lavorando, come dicevo, per la progressiva estensione dei procedimenti amministrativi gestiti telematicamente, per la piena informatizzazione, per la piena informatizzazione dei comuni. Stiamo lavorando anche per una rivisitazione della modalità di ricerca e la procedura di compilazione dei procedimenti amministrativi rispetto a quello che era stato il primo sviluppo realizzato per l'avvio del portale, e stiamo lavorando anche ulteriormente per semplificare meglio la gestione telematica dei regimi di concentrazione. La concentrazione dei regimi amministrativi. Intensificheremo a breve gli aggiornamenti rivolti a tutta l'utenza, sia privati, professionisti, sia le pubbliche amministrazioni e gli sportelli. Intensificheremo a breve le nostre attività di aggiornamento dell'utenza, pensando un po' nella formula già, per esempio, utilizzata nell'odierna giornata, nelle iniziative del Formez, a non più momenti formativi che durano un'intera mattinata, perché ormai nessuno può permettersi o fatica a seguire un momento formativo webinar che si sviluppa in un'intera giornata, ma allo stesso modo gli utenti che poco tempo hanno, sia privati sia pubblica amministrazione, magari vogliono un momento formativo che sia dedicato alle loro necessità, alle loro peculiarità. In questo senso, quindi, organizzeremo dei momenti di informazione legati all'usabilità del portale, alle implementazioni eseguite, e quindi occasione per rivedere, riprendere, rimotivare nella risostenere, ecco, i fruitori del portale rispetto a ciò che ancora deve essere fatto, con dei webinar mirati, per esempio l'esigenza del SUAP, che anche regista la responsabilità di essere l'organizzatore, diremo così, tutti i procedimenti sono diversi rispetto agli enti, uffici ed enti terzi che ne sono coinvolti. Le esigenze, le specificità, le complessità del professionista dell'area edilizia o dei procedimenti ambientali sono differenti rispetto a quelli del professionista che segue le pratiche commerciali e così via. Quindi questa è un po' la nostra visione. Vedremo anche ulteriormente di intensificare le newsletter, che è uno strumento che abbiamo sempre utilizzato per informare l'utenza quando vi sono aggiornamenti dello strumento portale più significativi. Ulteriormente, stiamo attivando solo ora i pagamenti elettronici e lo SPID con l'attivazione dei servizi regionali. Nella nostra visione, con i pagamenti elettronici volevamo una gestione in regime di concentrazione dei regimi amministrativi, e cioè la possibilità di assolvere al pagamento dei diritti di istruttoria piuttosto di un procedimento che metteva insieme adempimenti. Lo dico così a titolo ad esempio: gli adempimenti del comune insieme a quello di prevenzione incendi, piuttosto insieme a quello dell'ente gestore di fognatura pubblica, insieme a quello dell'ente provincia per la richiesta di autorizzazione del passo carraio. Quindi avevamo una visione di un pagamenti che doveva gestire un carrello, ecco, un carrello di obbligazioni verso le pubbliche amministrazioni coinvolte dalla concentrazione dei regimi amministrativi. Su questo siamo consapevoli che arriviamo un po' lunghi, però siamo arrivati anche noi. Sportello Unico Commercio l'abbiamo attivato, come vi dicevo, da marzo. È stato istituito come
Sportello unico di cui all'articolo 19 bis della legge 241, svolge in forma associata le funzioni di commercio e attività correlate, quindi sono le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 222, e inoltre si fa carico come sportello anche di tutti gli ulteriori adempimenti amministrativi inoltrati in regime di concentrazione. Con riferimento al procedimento principale commerciale o assimilabile. A breve inizieremo anche ulteriormente la gestione delle manifestazioni temporanee e delle fiere locali. Altre progettualità in fase di realizzazione: la digitalizzazione per la gestione delle cedole librarie. Questa è una richiesta che è venuta dal basso e su questa per esempio, progettualità, stiamo lavorando con un tavolo di lavoro che mette insieme comuni anche non appartenenti al portale, cioè siamo pubbliche amministrazioni che stiamo lavorando per il perseguimento di quello che è l'interesse pubblico, l'interesse della nostra utenza. E quindi nel tavolo di lavoro ci siamo noi, ci sono comuni che operano con il portale Unipas, ci sono comuni che non operano con il portale Unipas, però siamo tutti accomunati dall'obiettivo di informatizzare questo processo dove per una fetta rilevante oggigiorno ancora viene svolto con un'attività manuale. Ulteriormente abbiamo ricevuto una richiesta da parte di svariati comuni per una gestione informatica dell'imposta comunale per quanto riguarda l'imposta di soggiorno. Ulteriormente siamo in fase di test per la gestione dei primi processi, dei primi procedimenti amministrativi per la prefettura di Treviso. Anche la prefettura di Treviso certamente chiede una ingegnerizzazione dei processi con un servizio da rendere. E rendere disponibile a tutti i comuni, giustamente, della provincia di Treviso. Quindi vedete, sono progettualità che superano il concetto di ente che ha già aderito a una progettualità portale Unipas rispetto a pubblica amministrazione che comunque condividiamo un territorio provinciale, siamo accomunati da un interesse ad informatizzare e rendere più semplice la vita dell'utente e ulteriormente da ultimo il portale delle manifestazioni temporanee su cui la nostra prefettura ha portato avanti un tavolo di lavoro per condividere proprio su base provinciale i contenuti, la modulistica, i processi. Prossime sfide, ci stiamo lavorando alla progressiva sostituzione della modulistica tradizionale per la realizzazione completa di gestione di tutti gli adempimenti amministrativi sulla base degli schemi dati. Pubblicati dalla funzione pubblica, quindi degli dati nella compilazione, diremo così, dei campi rispetto alla modulistica tradizionale, la possibilità che tutti quei dati possono essere, tutti quei dati, sono veramente tanti, possono essere gestiti, importati, gestiti, lavorati informaticamente in modalità semplificata. Stiamo lavorando poi per la gestione completa dei dati raccolti e quindi per la piena condivisione dei dati con tutte le banche dati pubbliche. Dal gennaio 2020, altri comuni per il gennaio 2020, persone che vanno in pensione per quota 100, soprattutto nei comuni più piccoli e più in difficoltà, ci hanno chiesto di aderire, di unirsi anche loro all'interno della progettualità Sportello Unico Commercio. Altre previsioni e futuri sviluppi del portale sicuramente si presenteranno all'orizzonte. E sicuramente nascono, derivano proprio dalla richiesta dal basso. Sono i comuni che hanno chiesto, che chiedono dei servizi e noi procediamo poi con un'analisi, una verifica se vi sono le fattibilità, le possibilità. Eccomi qua. Ho un po' sforato sui tempi, vi chiedo scusa. Io qui vi ho lasciato un recapito
un recapito mail, se per caso qualcuno di voi ha piacere di avere un'informazione in più. Siamo abituati, come avete capito, a fare rete, a confrontarci con tutte le pubbliche amministrazioni, come siamo anche noi pubblica amministrazione. E possiamo adesso iniziare anche a rispondere alle vostre domande. Allora, permettete, prego. Allora, intanto che diamo tempo alla dottoressa Martin di leggere alcune delle domande che sono arrivate 14 domande, diamo qualche minuto per poter leggerne qualcuna, qualche comunicazione di servizio. Vi ricordo che già da questo pomeriggio potrete trovare la registrazione e le slide della relatrice sempre sulla pagina di Eventi PA. Sempre da questo pomeriggio sarà attiva la nuova pagina di Eventi per il webinar che si terrà il prossimo 10 di giugno, sempre alle 10:30. Ricordo ancora che nel corso tra oggi e domani e dopodomani verranno fatte le attestazioni delle vostre iscrizioni al webinar. Dunque, se non riuscite ad avere subito l'attestato, dateci qualche giorno in modo tale che stiamo appunto lavorando per queste attestazioni. Ultima comunicazione e poi rilascio la parola alla dottoressa Martin. Vi ricordo appunto che se non verrà data risposta a tutte le domande, comunque nei prossimi giorni le troverete sempre sulla pagina di eventi per iscritto. A questo punto mi silenzio e chiudo la mia webcam. Eccomi qua. Allora, leggo la prima domanda, poi eventualmente integrate se per caso non l'ho compresa bene. La domanda dice: il portale Unipa serve anche per svolgere il corso SUE? Io immagino intendiate chiedere, eventualmente integrate la domanda e così correggiamo. Nel portale Unipas gestiamo tanto i procedimenti a competenza SUAP quanto i procedimenti a competenza dello sportello SUE. Sia con riferimento, quando parliamo di SUE, pensiamo ai procedimenti di edilizia di PR380, ma sicuramente sono messi in gioco anche tutti i procedimenti degli enti terzi che sono chiamati a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, che sono condizione per la definizione del procedimento. Scusate, mi ero spostata. Allora, sicuramente sì, li gestiamo tutti. Con riferimento allo sportello SUE abbiamo la gestione del procedimento amministrativo, dei procedimenti amministrativi, nel rispetto delle regole tecniche che valgono per lo sportello SUE, che differiscono invece, se pensiamo al procedimento ordinario di domanda di permesso di costruire, differiscono invece per quanto riguarda il SUAP, per il quale in caso di SUAP si applica l'articolo 7 del DPR 160. Eventualmente, se non ho compreso bene la domanda, integrate con la vostra nota e così vedo di esprimere una risposta che sia pertinente, puntuale rispetto a quello che esattamente volevate sapere. Tra gli enti terzi c'è la provincia e chi altri? Allora, vi dicevo prima, gli enti sono molto numerosi. In verità, avevo una mappatura di qualche anno fa che ricordavo un po' più esigua, me la sono ricontrollata due volte, perché non mi ero resa conto di come in un anno e mezzo si fossero ulteriormente aggiunte altre amministrazioni. Allora, noi quando siamo partiti con il portale Unipas abbiamo sottoscritto una convenzione con alcune amministrazioni con le quali eravamo già abituate a collaborare, a lavorare in rete, quindi con la provincia di Treviso, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con, allora erano tre ASL della provincia di Treviso. Erano le ASL 7, 8 e 9 che poi con la riforma che ha interessato questa regione sono state riunite nell'azienda
Marca Trevigiana, ASL numero 2. Quindi quando siamo partiti nel 2015, anche con loro avevamo proprio sottoscritto una convenzione, avevamo mappato insieme già tutti i procedimenti, quindi c'era stato proprio anche il confronto passo passo per ogni procedimento amministrativo per verificare che, di fare bene e di non sbagliare nella mappatura dei nostri procedimenti. Certamente quindi abbiamo i vari uffici, tutti i vari uffici della provincia di Treviso che possono essere coinvolti dal procedimento di viabilità piuttosto che di agua, piuttosto che coinvolti nelle procedure per la realizzazione di un grande centro commerciale e così via. Sicuramente abbiamo anche la prefettura con la quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di sottoscrivere una convenzione recentemente, la questura, sono mappati i procedimenti, ecco, sono mappati i procedimenti a competenza della prefettura. Con la questura e non solo con la questura, stiamo facendo anche una riflessione e un approfondimento rispetto alla possibilità di poter condividere delle informazioni legate allo svolgimento delle attività proprie di controllo che sono poste in capo, per esempio, alla prefettura. Sicuramente, ecco, vi sono poi alcune amministrazioni che sono assolutamente molto, molto attive nel tuo portale, altre amministrazioni che magari il proprio provvedimento lo trasmettono attraverso, magari lo trasmettono a noi perché lo carichiamo nel portale, però comunque sono assolutamente cooperative. Vi faccio un esempio: la soprintendenza, la nostra soprintendenza, quando convocata in conferenza di servizi, spesso è tra le prime amministrazioni che ci trasmette il parere, e questo fin dall'entrata in vigore della riforma. Non mi sono preparato un elenco degli enti terzi operativi nel portale, ma sono tutti gli enti gestori di fognatura pubblica che hanno delle competenze per i comuni operativi in Unipas, sono i consorzi di bonifica, sono gli uffici, per esempio, della Forestale Est come uffici periferici della nostra regione. Noi abbiamo un territorio che ha anche, mi permetto di dire, un bellissimo territorio che ha anche delle specificità e delle necessità di tutela, quindi l'ufficio periferico della Regione Forestale Est, l'ufficio periferico del Genio Civile, 47 dei nostri 94 comuni trevigiani sono in zona sismica 2. Adesso sì, non avevo preparato un elenco e quindi in questo momento faccio un po' fatica a ricordarvi tutti gli enti gestori operativi. AVEPA, ARPAV, con il quale abbiamo fatto un bellissimo lavoro di mappatura dei procedimenti, con anche restituendo un'informazione, cercando quindi di creare un momento di informazione ai comuni, soprattutto i più piccoli che magari versano un po', hanno qualche difficoltà in più per ricordare le sfere di competenza di ciascun servizio di ARPAV al fine di supportarli a coinvolgere un ufficio piuttosto di un altro a seconda dei vari adempimenti. Allora, permettete. Quindi sì, gli enti gestori di fognatura pubblica, nel nostro caso l'ARPAV, quindi ARPA Veneto, assolutamente sì, anche in cooperazione con il gestionale che hanno realizzato per la gestione per le comunicazioni terre rocce da scavo, per esempio. Gli XSD nazionali cosa sono? Sostanzialmente sono dei codici che servono, sono il futuro per il dialogo telematico e la cooperazione applicativa tra sistemi informativi delle tutte le pubbliche amministrazioni, ma il futuro sicuramente potrà essere quello anche di un dialogo più facilitato tra pubblica amministrazione rispetto all'utente e al privato. La possibilità di
codificare ogni campo informativo, pensiamo a un modulo di edilizia, ecco, per porre un termine di paragone che abbia una complessità su cui è più facile magari comprenderci. Pensiamo a un modulo di edilizia per il quale appunto sono stati approvati questi codici che deve consentire il futuro, nel futuro dobbiamo riuscire a gestire con questi codici tutti i campi compilabili di quel modulo, che significa poi che quel modulo significa poter superare definitivamente la modulistica, l'uso della modulistica, ma anche una raccolta completa di tutte le informazioni per tutte le parti, non solo l'oggetto dell'intervento, non solo le anagrafiche per tutti i soggetti coinvolti, non solo localizzazioni, non solo dati catastali, ma anche tutte le parti dichiarative, le dichiarazioni, le informazioni che sono state compilate. Il futuro è sicuramente questo ed è il futuro che ci consentirà il più efficace superamento della modulistica a parità di risultato per la qualità delle informazioni che poi la pubblica amministrazione comunque deve gestire, per poi comunque la pubblica amministrazione la verifica di quelle dichiarazioni le dovrà comunque conseguire. Quindi sostanzialmente sono, passatemi il termine, dei codici che sono funzionali, condivisi a livello nazionale. Significa utilizzare un linguaggio, un alfabeto unico a livello nazionale per consentire poi una vera, piena cooperazione applicativa dove più efficace può essere se può avvenire tra già nell'acquisizione del procedimento al protocollo dell'ente. Allora, modifica o aggiornamento del codice fatto tramite team interno o affidato a una società esterna. Allora, sicuramente tutta l'attività di analisi. E poi rispetto alle richieste raccolte è seguita da noi sicuramente, e poi anche tutta la fase di test finale fino al collaudo. Abbiamo sicuramente abbiamo una software house che ci supporta nella realizzazione rispetto a quelle che sono le richieste che abbiamo raccolto dagli enti, le richieste gli sviluppi su cui sentiamo la necessità anche in allineamento dell'evoluzione normativa di settore e poi curiamo quindi l'analisi e poi anche la verifica di realizzazione fino al collaudo. Ecco, ci sono anche prefettura e questura, sì, ho risposto prima, sì, ci sono anche loro. Allora, adesso non mi è chiara la domanda numero 7, come è gestita l'integrazione dell'archivio prima e dopo l'attivazione del portale. Allora, sicuramente se parliamo di conservazione a norma, la conservazione a norma pone la sua centralità con riferimento a ciò che viene acquisito al protocollo dell'ente. E, per esempio, nella nostra esperienza di Sportello Unico Commercio, che è stato attivato da poco, quindi procediamo anche, abbiamo la responsabilità, in funzione di questa funzione associata, abbiamo anche la responsabilità della protocollazione, a cui procediamo con web service API, come dicevo prima, e procediamo immediatamente quindi dalla protocollazione all'inoltro al conservatore per la
per la conservazione. Certamente, ecco, tutto ciò che viene movimentato attraverso il portale, non l'ho detto, il poco tempo, ecco, mi ha, non mi ha consentito di dire tante cose. Tutto ciò che viene inoltrato attraverso il portale, viene inoltrato anche alle PEC istituzionali degli enti, ai fini dell'acquisizione, ai protocolli degli enti e quindi l'invio alla loro conservazione. Certamente c'è una centralità di ruolo nello sportello, nella comune sede dello sportello, ma abbiamo visto, ecco, che anche gli enti terzi si stanno orientando, previa integrazione dei loro regolamenti di protocollo, sulla possibilità di mandare a conservazione almeno quegli atti su cui presupposto poi svolgono la propria attività istruttoria, rilasciano il loro provvedimento, qualsiasi esso sia. L'istanza viene compilata attraverso il portale e viene inoltrata telematicamente alla PEC istituzionale del comune, sede dello sportello e quindi delle amministrazioni competenti ed eventualmente coinvolte se quest'ultime sono presenti. La pratica è visibile ed è lavorabile al portale nel momento in cui è stata correttamente consegnata alla PEC istituzionale dell'ente. Dello sportello prima e poi dell'ente competente. Lo stesso per quanto attiene il dialogo tra per le integrazioni e la corrispondenza successiva che viene attivata o su iniziativa dell'utente oppure la pubblica amministrazione per la richiesta di conformazione, integrazione e quant'altro. Eventualmente, ecco, se non ho inteso bene la domanda numero 7, Seguimento. se Rispondere, può cortesemente rispondere. Sì. magari me la integrate così vedo di rispondervi in modo più puntuale. Vorrei sapere se ci sono criticità ed eventualmente quali sono. Allora, chiaramente ho esaurito il mio tempo. Allora, non so se posso rispondere, mi rimetto. Sì, allora certamente una difficoltà, diremo, è data dal fatto che siamo un'amministrazione che si sta spendendo per questa progettualità che richiede il suo continuo sviluppo e miglioramento. Quindi è sicuramente una Allora, progettualità che non avrà mai intanto un ringraziamo la filtro di dottoressa Martin polvere, per punto di l'esaustività, arrivo, nel per la senso che chiarezza e per dovrà averci illustrato sempre migliorarsi, anzi, tutto il loro sportello. avrà sempre il E dovere di lascerei la migliorarsi e parola di anche migliorare la alla qualità dottoressa dei servizi che rende Chifano, disponibile se ai comuni e agli può enti entrare un che hanno secondo in aula aderito per al i progetto e vi saluti. hanno diritto, Nel ma frattempo io ringrazio anche e tutto soprattutto all'utenza. e Prego. ecco qui. E ci vediamo il 10. Grazie ancora a tutto. Prego, dottoressa. Mi sentite? Sono in una postazione non mia perché ho Parola. avuto problemi al mio PC e L'audio è un mi pochino sono basso, però se alzi la voce riusciamo a sentire. Allora, io ringrazio tantissimo Chiara Martin che è stata molto chiara ed esaustiva e ricordo a tutti che come al solito poi chiediamo agli esperti di rispondere alle domande che non sono riusciti a trattare online in maniera tale da poterle inserire nella nostra pagina di eventi PA in un file PDF che è consultabile per tutti. La ringrazio tantissimo. L'esperienza del consorzio BIM Piave è stata selezionata proprio perché è molto interessante, perché il territorio è molto esteso e le amministrazioni sono numerose, quelle appunto che vi aderiscono, che fanno parte. Io spero appunto che si avvii poi una collaborazione, che possiamo continuare a trattare anche questo argomento da altri punti di vista, perché ho visto che ha suscitato anche molto interesse rispetto al processo per cui si è arrivati a questo e vi do l'appuntamento per lunedì prossimo, per il 10 giugno,
con Giovanni Gentile, che è il responsabile dell'agenda digitale della Regione Umbria, con cui parleremo del portale di accesso unico al cittadino che ha sperimentato e poi messo, diciamo, in uso la Regione Umbria ormai da un po' di mesi, Umbria Facile. Quindi vi ringrazio tutti e vi saluto e vi Grazie, auguro grazie a un'ottima tutti giornata. e ci vediamo il 10. Buon proseguimento!